i colpi partono quasi involontariamente. Siamo all'11ª ripresa. E adesso sì che mancano due. Sai, se uno ha un disegno tattico, ma soprattutto se ha la tecnica necessaria per poter fare un incontro in linea cercando la precisione oltre che la potenza, beh, quelli sono doti che o ci sono o non ci sono. Certamente devo sottolineare, al di là del valore indiscusso di questa sera fino a questo momento da parte di Big Anna Mustafa, devo anche sottolineare come CBI sia passo un bugio diverso, sembra quasi di un'altra persona. Al di sotto di quello che aspettavamo per vedere un incontro come si sarebbe dovuto, sì, e non credo molto meglio di così, che sia stato l'effetto eventuale del knockdown subito nella prima ripresa, perché se non hai recuperato non puoi andare avanti fino all'11ª come in questo caso. Evidentemente qualche cosa che non è quadrato più. Invitato alle gare, ma Big Anna Mustafa non ce l'ha nel suo DNA pugilistico. Piuttosto si muove, scappa, sì, scappa, sì, sì. Si muove velocemente, sì, sulle gambe e anche sul tronco, cosa che le ha evitato molti, molti colpi dell'avversario. L'unico difetto di come stai dicendo continua a mostrare la testa, ma continua a lamentarsi per colpi alla nuca, ma io non li vedo. Sì, sono... Lui li sente però, ma sì, d'altra parte sono perché colpi, vedi, che... si gira un pochino per schivare. È chiaro che i colpi dell'avversario scivolano e arrivano nella parte posteriore della testa. Ancora il sinistro di Vigan, la serie del pugile di Firenze, il destro segno. Ancora dei bei colpi, bel momento, bel destro, sì, molto favorevole a questa azione a Mustafa. Sì. Sentite il Palamattioli incitare a gran voce il proprio concittadino. A due mani di nuovo Big Anna Mustafa. A sinistro. Opla, uno scambio di entrambi, eh. Oh là là. Ha preso sinistro violentissimo Sebi. Sebi, lo conti. Però, no, Mustafa, no, no, Big Anna Mustafa, Mustafa. Non ho sbagliato. Certamente. L'ha sentito, si lamenta, ma non l'ha colpito dietro. Sì, sì, ma è ancora barcolante. Ha le gambe che non reggono. Aio, è barcolante, gambe molto che non barcolante. No. Se ne accorge Sebi. Non si è ancora. Finito. No, doveva finire prima, doveva. Perché non lo stoppa? Ma perché, Cribbio? Ma perché non l'ha stoppato? E l'abbiamo visto tutti. L'ultimo colpo poteva almeno evitare due, quello, gli ultimi due. Sono stati quelli che due. Era ormai groghi e non dopo sì. tre colpi, ristoppa e riconta. Questo è un match che è finito come non avrebbe dovuto alla fine del combattimento, perché a questo momento, a mio avviso, era in vantaggio il Mustafa, Big Anna Mustafa. Ma dopo ulteriori due colpi, se avesse interrotto l'arbitro con un nuovo conteggio, gli sarebbe accorto che il pugile non era più in grado di proseguire. Arriva l'ambulanza. No, mi dispiace io che ho avuto questa reazione così, ma io quando vedo un KO che si sarebbe potuto evitare reagisco continuo, in questa maniera. No, ma giusto, io continuo a dire, dopo altri due colpi presi senza guardia, interrompere non era così difficile. Ma no, assolutamente, non avrebbe danneggiato nessuno. D'altra parte era appena stato contato, era appena stato messo a knockdown. Ora attenzione, questa non è una critica gratuita al direttore di gara, all'arbitro, è che in certi casi occorre avere una prontezza. Ecco qui. Allora, qui viene l'arbitro, è chiaro che è finito. Possiamo rivedere, Sbaldata per piacere, questa fase in maniera che possa... Sta molto male. Possa ancora... sottolineare come è stato chiaro che dopo ulteriori due colpi
si poteva e si doveva interrompere il combattimento. Esattamente. 10 secondi prima. Possiamo rivedere le ultime fasi, per piacere, Roberto? Eccolo qua. Allora, questo qui, eccolo, e qui già, deve finire. Qui e qui c'è un secondo, un terzo. Poi arriverà un altro, un quarto. Ancora! E un quinto, un sesto, no. Ma l'arbitro è lì, l'arbitro è lì. Ma cosa l'arbitro è lì. E questo è un errore arbitrale. Mi dispiace, ragazzi. Io... A me dispiace.